Oggi volevo cercare di rispondere a una delle domande, delle tante domande che credo che facciamo tutti. Perché, Signore, mi succede questo? Prego, 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 e mi succede questo. Prego, 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 e succedono queste cose. Volevo invitarvi ad andare, cominciamo dalla Genesi, proprio dalle mie, Genesi, capitolo 39, ma non sono fatto, noi facciamo tutti i libri. Genesi 39, è la storia di un uomo di vittoria, un uomo che Dio ha portato la vittoria, ricordate, non era un uomo bravo, capace, intelligente, sicuramente era bravo, capace, intelligente, ma Dio lo portò la vittoria. E Genesi capitolo 39 parla di una persona che era Giuseppe. E Giuseppe, lo sapete, faccio un brevissimo riassunto, era un uomo che fu venduto dai fratelli, erano gelosi di lui e cominciarono i suoi guai. Ebbe un sogno, lui che era innalzato da Dio in qualche maniera, e ebbe questo sogno, lo raccontò, e i suoi fratelli lo vendettero a dei mercanti, e finì in Egitto e finì a lavorare presso la casa di un uomo che si chiamava Potifar, che era un uomo potente dell'Egitto, insomma, del faraone, e successo poi che la moglie voleva stare con Giuseppe, e Giuseppe sì, invece non volle, e quindi lei accusò Giuseppe appunto di essere stato lui a voler tentare questa donna di stare con lui. Ma vediamo dal versetto 20 del capitolo 39, capitolo 39 dal versetto 20. Il Signore fu con Giuseppe, gli mostrò il suo favore e gli fece trovare grazia agli occhi del governatore della prigione. E finito in prigione. Se voi leggete tutta la storia di Giuseppe, più volte dice il Signore era con Giuseppe. 21, scusate. Se voi leggete la storia di Giuseppe, più volte la parola di Dio dice il Signore era con lui, il Signore era con lui, era in prigione, il Signore era con lui, successe questa cosa ma il Signore era con lui. Molte volte, questo è il primo punto che volevo sottolineare, molte volte quando ci succede un problema, un guaio, cominciamo a dubitare che il Signore sia con noi. Ma Giuseppe era in prigione, fu accusato ingiustamente, e dice il Signore era con Giuseppe, versetto 21. Gli mostrò il suo favore, e gli fece trovare grazia agli occhi del governatore della prigione. Così il governatore della prigione affidò la sorveglianza di Giuseppe tutti i detenuti che erano nel carcere, e nulla si faceva senza di lui. Il governatore della prigione non rivedeva niente di quello che era affidato lui, perché il Signore era con lui, il Signore faceva prosperare tutto quello che egli intraprendeva. Amen. Dio onorava quest'uomo anche in un momento difficile. Bene, io poi leggerò anche altre storie. Magari noi non siamo chiamati a passare per le prigioni, a essere lapidati, a essere accusati ingiustamente, ma magari passiamo per altre situazioni difficili, per altri problemi, e ci chiediamo, ma perché, Signore, mi accade tutto ciò? Ma perché, Signore, succede questo? E nei momenti difficili noi pensiamo di essere soli con i nostri guai. Però non sapessi quello che sto passando, tu parli, ma sapessi quello che mi sta capitando, quello che sta succedendomi. Non è importante che lo sappia io, o il fratello, l'importante è che lo sappia il Signore. L'importante, io da queste storie, adesso poi andrò avanti e prenderò una parte della storia di Davide, io capisco dalla parola di Dio che noi veramente dobbiamo
Noi siamo persone che dobbiamo credere di essere nella vittoria. Non importa il problema, non importa la difficoltà, non importa la situazione, perché quello che importa è che tu sei conscio che Dio è con te. E Giuseppe era in prigione, ma il Signore era con lui. Giuseppe fu venduto, ma il Signore era con lui. Giuseppe fu gettato in quella fossa, ma il Signore era con lui. Giuseppe fu accusato ingiustamente, ma il Signore era con lui. E lui sapeva, non c'è, io non lo so, ma nella parola di Dio non c'è scritto mai una volta che Giuseppe si lamenta, ma Signore, io prego, 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 e la mia vita va di peggio in peggio. Giuseppe ha avuto per tanto tempo, la sua vita andava di peggio in peggio. E c'era un uomo con lui, il panettiere del faraone, che dice, ricordati di me quando stai fuori di qui, che uscì prima di lui. E la parola di Dio dice, se quella la leggete, dice, si dimenticò di Giuseppe. Ma c'era una cosa, un particolare, che Dio non si era dimenticato di Giuseppe. E fece ricordare a quell'uomo quello che con la sua mente carnale, naturale, non aveva fatto, si era dimenticato Giuseppe, ma Dio è intervenuto. E al momento opportuno Giuseppe è stato innalzato, fedele e fermo nella parola di Dio, fedele e fermo nella sua fedeltà al Signore. Era un uomo di vittoria, in prigione, accusato, guai, venduto, tradito dai suoi familiari, fratelli, tradito dai suoi, venduto dai fratelli. Ci rendiamo conto che guai passava da loro, venduto dai fratelli. Ma Dio si ricordò di lui. E nel momento opportuno Dio provò la sua fedeltà. Lui fu fedele. Non mollò mai. Fu lì, fermo nella parola di Dio. Dio mi ha dato questa cosa. Dio mi ha dato questo sogno, questo proposito. E sarà così, amen. Io andrò avanti fino agli ultimi giorni della mia vita credendo quello che c'è scritto. Credendo quello che Dio mi ha dato. Credendo quello che Dio ha messo nel mio cuore. Andiamo in 1 Samuele, ovviamente, 1 Samuele, capitolo 24. Davide, il grande Davide, il grande re Davide, che bello, vedete, vedevo un servizio, l'altro giorno in televisione su Israele, c'è l'antenna di Davide sulla bandiera, sugli aerei, su... Bello, bello, ancora dopo... tantissimi anni, 1 Samuele 24, 1 Samuele capitolo 24, dopo tanti anni ancora si parla di Davide. Davide ha lasciato il segno in un paese, su un popolo, che bello. Davide capitolo 24. Allora Davide, facciamo un breve riassunto della storia di Davide. Va a Samuele, l'unge re di Israele, i suoi fratelli, chissà perché nelle famiglie, i suoi fratelli, no, infatti, c'erano i miei figli, sono qua, ricordate, no, Samuele, portami, fammi vedere i tuoi figli, eccoli qua, sono tutti qua i miei figli. E Dio gli dice, Samuele dice, sicuramente questo, guarda quanto è bello, quanto è forte, no? No, no, Dio dice, no, 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 no. E Samuele dice, ma sono qui tutti i tuoi figli? Ma ce n'è uno, dimenticato quasi là con le pecore, no? E Davide, ma non dimenticato da Dio. E Samuele andò là e unse Davide re di Israele. E da quel momento iniziarono i guai, ma come mai? Ma come mai succede? Incontrano il Signore, incontrano Dio e succedono i guai. E allora succede che Saul, geloso, e Davide sappiamo uccide Golia, Saul, geloso di Davide, lo vuole uccidere. Il re Saul era, ancora Davide non era re, era re Saul. E Saul vuole uccidere, lo va a cercare, lo vuole uccidere. E Saul, Davide deve scappare via, deve scappare via. E il capitolo 24 ci dice, capitolo 24 del versetto 1. Davide salì di là e abitò nelle fortezze di Engedi. Quando Saul tornò dall'inseguimento dei Filistei, vennero a dirgli Davide è nel deserto di Engedi. Allora, guardate un po', il versetto 3, Saul prese 3.000 uomini scelti, guardate, 3.000 uomini scelti, non gente comunque, adesso Davide non mi scappa, lo prendo e lo scotto, lo faccio secco, scelgo delle persone, dei guerrieri forti, ci penso io, dice Saul.
E fra tutto Israele andò alla ricerca di Davide e della sua gente, fino alle rocce delle carpe selvatiche. E giunse ai recinti di pecore che erano presso la via. Là vi era una caverna nella quale Saul entrò per fare i suoi bisogni. Davide e la sua gente erano in fondo alla caverna. La gente di Davide gli disse: ecco il giorno nel quale il Signore ti dice: vedi, io ti do in mano il tuo nemico, fai di lui quello che ti piacerà. Amen. Gli amici di Davide gli dicono: Davide, Dio te l'ha portato nelle tue mani, è il momento che puoi uccidere, toglielo dai piedi, togliamocelo dai piedi questo Saul, che ormai è lontano da Dio, è indemoniato, andò da una maga anche Saul, no? Togliamocelo dai piedi, Dio te l'ha dato nelle tue mani. Questo ci fa capire, fratelli, quanto è importante avere discernimento, capire quando una cosa viene da Dio e quando una cosa non viene da Dio. Gli altri che erano con Davide non avevano discernimento spirituale, non capirono che non era il momento giusto perché Davide uccidesse Saul, ma Davide che era nel Signore, che era piantato nella presenza di Dio, capì qual era la reale volontà di Dio. E allora, al versetto 5, la continuazione dice: allora Davide si alzò e senza farsi scorgere tagliò il lembo del mantello di Saul, ma dopo il cuore gli batté per aver tagliato il lembo del mantello di Saul. E Davide disse alla gente: mi guardi il Signore dall'agire contro il mio re, l'unto del Signore, e dal mettergli le mani addosso, poiché egli è l'unto del Signore. Con queste parole Davide frenò la sua gente e non le permise di gettarsi su Saul. Saul saltò, uscì dalla caverna e continuò il suo cammino. Amen. Vedete, era talmente evidente per gli altri che Dio avesse dato nelle mani di Davide e Saul: puoi fare quello che vuoi di lui. Davide poteva anche ordinare qualcuno, uccidi Saul, poteva fare. Ma lui disse: non mi permetto. Lui era stato unto re di Israele, Saul, aveva unto sempre Ismaele e Samuele. E Davide dice: non mi permetto di fare questo, non mi permetto. Dio vide l'ubbidienza di Davide, Dio camminò in ubbidienza, poi fece anche lui i suoi errori, ma in questo momento, Dio camminò in ubbidienza al Signore. Non stette ascoltare gli altri che volevano portarlo sulla cattiva strada. Ubbidì a Dio. E che dire di Abramo? Abramo, sappiamo la storia, no? Isacco, Ismaele, anche lui fece i suoi errori, Ismaele, ma Dio gli dà un figlio, ma questa storia a me fa ridere. Dio è veramente proprio grande il nostro Dio, fratelli, guardate, è veramente nostro grande, è proprio grande il nostro Dio, perché se tu leggi una storia di questo tipo, no? In un certo senso fa ridere, ma come Dio? Fa ridere perché non capita a noi, no? Ma delle vesti di Abramo forse non ride tanto. Ma come, Signore? Tu mi dai un figlio, io sono vecchio, dopo tanti anni, io e mia moglie Sara non potrò avere questo figlio, me lo dai? E mi dici di portarlo su quel monte e sgozzarlo. Stava così, lì il figlio, lui col pugnale così, pronto a uccidere suo figlio per ubbidire a Dio. E Dio, quando lui stava così, fermo, bravo, adesso so che mi ami, mi dice il Signore. Ma vediamo, andiamo nel Nuovo Testamento, lettera agli Ebrei, vediamo come racconta la parola di Dio questo momento di grande vittoria per Abramo. Lettera agli Ebrei, capitolo 11. Abramo fu un uomo di vittoria, anche lui, come Davide, come Giuseppe. Fu uno che partì, dice la Bibbia, senza sapere dove andare, soltanto perché il Signore gli disse: vai lì dove ti dico io. Fai quello che faccio, che ti dico di fare io. E Abramo dice al capitolo 11, dal versetto 17, per fede Abramo, quando fu messo alla prova, offrì Isacco. Egli, che aveva ricevuto le promesse, offrì suo unigenito, eppure Dio gli aveva detto:
e in Isacco ti sarà data la tua discendenza. Abramo era persuaso che Dio è potente, che bello quanto mi piace questa parola, da resuscitare anche i morti, ebbe Isacco come per una specie di resurrezione. Che bello. Quindi Abramo non si preoccupò, Dio mi ha detto così, io farò quello che Dio dice, perché mi ha promesso che avrò un figlio che sarà tutta una discendenza, nascerà da questo figlio, e quel pugnale così, pronto a obbedire al Signore fino in fondo. E non deve essere un momento facile, fratelli. Io non so per chi ha dei figli, ma anche chi non ha dei figli, per una persona che tu, alla quale tu vuoi bene, stare così, con un coltello su tuo figlio, legato lì, che ti guarda, piange, dice la parola di Dio, e tu sei lì pronto a ucciderlo per ubbidire a Dio, e magari potevi chiederti, ma avrò capito bene da Dio? Ma sarà vero? Ma sarà giusto? Ma sarà... mille dubbi ti verrebbero, no, fratelli? Mettiamoci nei panni di Abramo, e il Signore lo ferma e gli dice, perché lui era convinto che poteva anche resuscitarlo, Dio è potente per qualsiasi cosa, poteva succedere qualsiasi cosa. Dio, io penso che noi dobbiamo scoprire ogni giorno questa tenacia, la tenacia nei confronti di Dio, la tenacia nella fede. Signore, io non mi schiodo di qui. Signore, io non... Signore, qualsiasi cosa succede, io griderò ancora di più gloria a Dio. Invece noi quando succedono i guai, tutti, no? Non so se succede solo a me, ma sei lì depresso, vilito, a me succede che poi dormo male la notte, comincio a pensare, ma il Signore cosa dirà? E fai fatica, ma Signore, delle volte, Signore perdonami, ma delle volte mi arrabbio anche con Dio, non molto, però dico, ma Signore, ma che ho fatto? Perché? Non è giusto, Signore, ma perché permetti questa cosa? Non è giusto! Io mio figlio ti dà, sapete? È giusto? Non è giusto! Ma lui sarà vero, un giorno sarà a predicare la parola di Dio. Sicuro, 100%, non ho il minimo dubbio di questo. Non ve lo dico. Il Signore lo sa lui e so che sarà così. Quindi, la tenacia, la forza di dire io non mollo. La vittoria, tu hai il Dio della vittoria, anche se hai così quel pugnale, anche se sei in galera, anche se sei nei guai, anche se sei in una malattia, in un problema grosso, in una cosa, Dio è con te, cerca il suo volto. Guardate, quello che abbiamo letto prima da Galati 6, leggeva il fratello Massimo, no? E c'è una cosa bella che diceva, che ha letto prima il fratello Massimo, e la voglio rileggere perché è molto bella, che dice quello che importa è essere una nuova creatura. Quindi tu puoi dire io non ho il carattere giusto, non ho le capacità, ho sempre agito così, non ce la faccio, non sono forte, non sono... ma quello che importa è che tu sei una nuova creatura. Tu con Dio è tutto nuovo. Dio per te ha fatto tutto nuovo, è tutto nuovo, la fede cambia ogni cosa della tua vita. Io voglio lasciarvi con un'ultima, nel libro degli Atti, un'ultima storia di una donna poco conosciuta, ma guardate l'atteggiamento delle persone che aveva vicino. Atti 9, vi ricordate l'atteggiamento di quelli che erano vicino a Davide? Ah, guarda, c'è Saul di Davide, uccidilo, adesso vedi Dio te l'ha dato nelle tue mani. Ma vediamo invece cosa fanno queste persone. Atti capitolo 9 dal versetto 36. Atti capitolo 9 dal versetto 36. E parla di una donna. A Ioppe c'era una discepola di nome Tabita, che tradotto vuol dire gazzella. Faceva molte opere buone delle mosse. Proprio in quei giorni si ammalò e morì, e dopo averla lavata la desposero in una stanza di sopra. Poiché Lida era vicina a Ioppe, i discepoli, visto che Pietro era là, mandarono due uomini per pregarlo che senza indugio andasse da loro. Amen. Era morta, è tutto finito?
Sì, è morto, una brava donna, una donna di Dio, fatua. Tutto finito? Ho perso il lavoro, morto. Tutto finito? C'ho una grave malattia, morto. Tutto finito? C'ho un problema con i miei figli, morto. Tutto finito? C'ho un problema di qualsiasi, di soldi, morto, finito, tutto finito. Lasciamo perdere, chiudiamo, andiamocene via, non ne parliamo più. Questa era morta, fratello. Mandarono a chiamare Pietro. E poi Pietro pregò, e quella donna dice appunto al versetto 39, parlò, Pietro saltò e partì con loro, appena arrivato lo condussero nella stanza di sopra, e tutte le vedove si presentarono lui piangendo, mostrandogli tutte le tuniche vestite che Gazzella faceva loro mentre era con loro. Ma Pietro, fatto uscire tutti, si mise in ginocchio e pregò, voltandosi verso il corpo, disse, Tabita, alzati! E la per gli occhi distò, Pietro si mise seduto. Amen. Amen. Dio può fare ogni cosa, fratelli. Se Dio ha fatto queste cose, se Dio ha aiutato Giuseppe, se Dio da Giuseppe che era un pregiudicato in galera, ne ha fatto il braccio destro del faraone, se Dio ha preso Davide, che pasturava pascolava le pecore e ne ha fatto re di Israele. Se Dio riesce a fare queste cose, Dio può cambiare ogni cosa della tua vita. Nulla è morto, non c'è niente di morto in te, niente di morto nei tuoi sogni, niente. Portali a Dio, prega il Signore e credi, credi fino in fondo. Puoi anche rimanere così con quel pugnale per uccidere i tuoi sogni, e Dio può dire no, fermati, perché ci sono io e cambierò completamente la tua storia, completamente cambierò la tua vita. Io sono felice, non è che lo dico perché sono qui e allora devo fare la pantomima, perché devo fare bella figura, che sono qui che prego, io sono veramente felice, ma mio figlio dirà, ma sono felice perché ho Dio nella mia vita. Dio è in noi, Dio è in te, Dio è in te, Dio è con te, Dio è dalla tua parte, e nulla nessuno, Gesù, dovete stare 40 giorni tentato nel deserto dal maligno, da Satana, vittoria, morì sulla croce, la gente scuoteva il capo, guarda che fine che ha fatto, vittoria, 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 questa è la tua parola. Vittoria, non perché sei bravo, non perché sei intelligente, sicuramente sei più bravo, intelligente e capace di me, ma perché hai Dio dalla tua parte, ecco perché tu non devi mai smettere finché sei qui, come fece Abramo, come fecero questi uomini davanti a questa donna morta, non c'è niente di morto nella tua vita, finché Dio è con te. Vittoria, vittoria, non smettere mai di credere, vittoria, nel nome di Gesù.